Sono Laura Antichi, vi voglio presentare Rubric Maker per realizzare delle rubriche valutative da aggiungere ai compiti degli studenti. Il sito è rubric-maker.com, è in inglese, ma potete anche scegliere la traduzione automatica di Google, traduci in italiano, lo lascerò in inglese, mi è più comodo, e ti dà la possibilità di costruire delle rubriche per la scuola primaria, la elementare, la scuola media e la scuola superiore. E è possibile utilizzare degli esempi e vedere come sono state realizzate le rubriche. Lo vedete qui sotto il titolo del Create Rubric. E poi nella piattaforma ci sono alcuni siti che permettono di vedere come sono state create con successo delle rubriche nelle classi. L'importanza di utilizzare le rubriche è evidente perché gli alunni possono, nel momento in cui hanno l'assegnazione del compito, visualizzare le modalità con cui saranno valutati e sapere quello che devono fare. Andiamo ora a creare la nostra rubrica, Create Rubric, il titolo, mettiamo il titolo, presentazione, multimediale. Il livello lo scelgo per la scuola superiore, quindi I, Make. Potrei anche sceglierlo, come vedete, con Middle Elementary e Primary School. Vado in Make, I. E qui ho l'interfaccia che posso compilare. La prima cosa che voglio fare è quella di andare a modificare le proprietà della rubrica in Edit Rubric Properties. Posso qui modificare i livelli di questa presentazione. E, ad esempio, in Novice posso trasformarlo in iniziale, secondo livello posso scrivere base, nel terzo livello scrivo intermedio. Quarto livello avanzato. Vado ora a modificare la mia rubrica. Vedete che comunque qui ho il title, come è stato inserito, il livello e l'ordine che può essere decrescente o ascendente. Vado a modificare la mia rubrica. Aggiungo una riga. Vedete che mi ha già messo i livelli che ho modificato.
Vado a scegliere un topic, posso scegliere media, ma e poi vado a scegliere il component. Il component sarà creatività e originalità, ma dal momento che il titolo risulta in inglese, nel custom component ho la possibilità di cambiare il nome e quindi metterò creatività. E originalità. Invio. Vado a riprendere la mia rubrica e vi dà nel momento in cui mettete il component già la descrizione dei livelli. Di quello che io avevo chiamato avanzato, intermedio, base, iniziale. Ora, queste descrizioni dei livelli possono essere naturalmente modificati perché sono in inglese, ho usato un traduttore, il traduttore di Google, e modificate il testo oppure lo riscrivete, ad esempio. In avanzato io posso inserire, sempre prendendo spunto dal testo che è inserito, posso scrivere invece, ha fatto ampio uso di fotografie originali, illustrazioni, suoni, filmati, eccetera, sa combinare elementi multimediali, multipli per creare un grande effetto. Vado ora a modificare gli altri, livelli. Ecco, ho modificato i livelli e la loro descrizione. Nella description, nella parte sinistra posso modificare anche qui, ad esempio posso scrivere, usare i media in modo originale e coinvolgente. Poi aggiungo un raw nell'aggiunto e nella checklist posso cambiare anche la checklist, posso aggiungere questa description. Copia. Vado a scegliere un altro topic, questa volta sceglierò Oral Presentation. Nel component scelgo una delle voci, audience. Invece vado nel custom component e cambio il component audience scrivendo quello che voglio, ma scriverò io presentazione, coinvolgere facciamo coinvolgere il pubblico. Pubblico ed interagire.
e anche qui adesso andrò a modificare la mia rubrica per i livelli e per quanto riguarda la oral presentation, che sempre mi viene restituito in inglese e quindi lo devo trasformare in italiano. Per il livello avanzato scrivo stile di conversazione basato sul feedback del pubblico, risponde alle domande e commenti del pubblico con calma ed eloquenza, coinvolge il pubblico per la durata della presentazione, riesce a mantenere l'interesse del pubblico. Vado ora a compilare il livello intermedio. Volume, ritmo ed entusiasmo sono adeguati il più delle volte, risponde con accuratezza alle domande del pubblico e ai commenti, riesce a mantenere l'interesse del pubblico. Punto. Vado a modificare ora il livello base. Scrivo il presentatore talvolta è chiaramente a disagio nel rispondere alle domande. Lo stile della conversazione è un po' faticoso, visibile lo sforzo per mantenere l'interesse del pubblico. Vado ora a modificare il livello iniziale. Non ha adattato lo stile del parlato in rapporto alla reazione del pubblico, non riesce a rispondere alle domande del pubblico, il presentatore non ha fatto alcuno sforzo visibile per mantenere l'interesse del pubblico. E quindi ho compilato ho compilato tutti i livelli e due criteri per la presentazione multimediale. Vado ora, posso andare, vedete che ho compilato tutto, posso cliccare su Finish. Posso aggiungere naturalmente altri criteri e vado a vedere ora. Vado a modificare ancora la mia rubrica presentazione multimediale e posso andare a vedere la mia rubrica come l'ho realizzata, rubric. Vedete, questa è la rubrica che ho realizzato e posso finish checklist oppure ecco, vedete che qui non avevo cambiato quindi il sottotitolo, vado quindi a cambiarlo nel secondo criterio coinvolgere il pubblico ed interagire, vado a modificare edit rubric, ok. E nella description modifico e scrivo interagisce interazione con il pubblico. Quindi vado finish editing. Vado a riprendermi la rubrica. Vado ora a view rubric. Questa è la rubrica e vedete che adesso compare la sottotitolazione del secondo criterio in italiano. Quindi
posso a questo punto finisci il billing checklist, posso qui a print rubrica, posso rivedere la checklist, edit la rubrica, proprio in ogni momento, cancellare la rubrica che ho appena creato. Quindi in ogni momento posso tornare indietro per rimettere a posto la mia rubrica. Vado ora in print rubrica. Mi dà la possibilità di aprire in Acrobat la rubrica che ho appena predisposto. Posso scaricare la rubrica con questo, la freccia in alto, oppure posso stampare la rubrica stessa se volessi fare un lavoro manuale. Mi conviene scaricare comunque la rubrica che ho appena realizzato sul mio computer. Salva come file PDF e quindi la mia rubrica è stata a questo punto salvata. Ecco fatto, volevo anche andare a vedere qualche esempio prima di chiudere della primary, andiamo invece nella secondary school research project. Vedete che qui avete la rubrica già compilata e abbastanza complessa con un sacco di criteri che naturalmente la potete la rubrica prendere come esempio da modificare perché come vi compare è in inglese. Ecco. Vi saluto e buona giornata.